Buonasera, riprendiamo, iniziamo il Consiglio Comunale, la parola al segretario generale per l'appello nominale. Grazie, prego. Iosa, Antonioli, Bernardi, l'ho vista, assente, Boccia, Caponi, presente, Chittò, assente, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, assente, Franciosi, Gianvecchio, presente, La Miranda, presente, Landucci, presente, Lanzoni, Nossa, Assente. Pastorino, Pennasi, assente, Pietra, presente, Romagnello, Teormino, Titta Ferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori, assente. Quindici. Risultano 15 consiglieri presenti e 10 consiglieri assenti. Quindi la seduta è valida. Risultano assenti giustificati la consigliera Antonioli e la consigliera Franciosi. E poi per motivi di salute è ancora assente l'assessore Alessandro Piano, al quale gli rinnoviamo gli auguri di una veloce guarigione. E caro assessore, se mi ascolti, ti aspettiamo tutti e più in forma di prima. Grazie. Ho bisogno di tre scrutatori, Torraco, Romaniello e Cremonesi. Adesso, come norma, invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Grazie.
un attimo di attenzione prima di trattare l'ordine del giorno. Come tutti noi sappiamo, come Presidente del Consiglio ho ricevuto parecchie richieste, perché di fronte alla più grande tragedia avvenuta nel Mar Mediterraneo, in memoria delle vittime, a nome del Consiglio Comunale chiedo a tutti di osservare un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Allora, come da programma, la prima fase della seduta prevede la presentazione delle delibere sul bilancio da parte dell'amministrazione comunale, poi i relatori della prima commissione e a seguire apriamo la discussione generale nel rispetto dei tempi assegnati ai vari gruppi. Quindi do la parola all'assessora Montrasio per relazionarci. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, oggi inizio nella relazione sui temi del bilancio parlando e condividendo in quest'Aula un caso vero e concreto. Si tratta di quella che abbiamo ormai ribattezzato in amministrazione come la parabola della landa desolata. Nella nostra città c'era un'area desolata, appunto vuota, incolta, da bonificare, da presidiare, che ci dava però un gettito IMU di 63.000 euro. Grazie a un costante lavoro dell'amministrazione, tecnico e politico, di quelli che non si vedono, che si fanno quotidianamente, è molto faticoso, è arrivata su quel terreno un'importante multinazionale, 30 milioni di investimento, ricerca e sviluppo, centro di eccellenza del settore, più di 100 lavoratori, bonifiche fatte, strade, infrastrutture, eccetera, eccetera. Tra l'altro, il caso vuole che proprio questa mattina abbiamo assistito all'inaugurazione. È stato un momento forte, emozionante e anche di orgoglio se stese di quello proprio della città delle fabbriche. Peccato che ora al comune, sempre di IMU, arrivino 35.000 euro. Tradotto, quindi, ce ne arrivavano 63.000 con la landa desolata, col capannone di Alstom Grid ce ne arrivano 35.000. Quindi, tradotto, ai comuni conviene di più avere una landa desolata piuttosto che un polo di eccellenza e un posto di lavoro dove lavorano appunto più di 100 impiegati e operai. Si tratta questa dell'annosa e molto dibattuta questione dei cosiddetti immobili di categoria D, però ci tenevo a concretizzare perché non si tratta di un dato catastale, ma si tratta proprio di immobili commerciali e produttivi, di luoghi di lavoro dove ci sono dentro investimenti e persone in carne ed ossa, capannoni industriali, uffici, grandi negozi, alberghi, eccetera, eccetera. Quindi per questi lo Stato trattiene lo 0,76%, che tra l'altro nella nostra città in termini complessivi vale ogni anno 5 milioni e mezzo, e questo avviene dal 2012.
Sono risorse, tra l'altro, che le imprese della città pagano sotto il nome di imposta municipale, ma che al municipio ovviamente non arrivano. Questo è un primo paradosso. L'altro paradosso, invece, che è tipico di quest'anno, è che anche quest'anno abbiamo subito un taglio di oltre 2 milioni di euro e quindi siamo arrivati appunto all'effetto paradossale per cui con il fondo di solidarietà comunale, che sono appunto i vecchi trasferimenti, ora il comune di Sesto concorre al finanziamento dello Stato. Si tratta di due elementi che condizionano i conti da un punto di vista tecnico, ma che politicamente ci rinnovano la necessità di una riflessione profonda sul tema della fiscalità locale, delle sue regole di giusta solidarietà da un lato, ma anche delle sue incomprensibili rigidità. Se è vero che quest'anno saremo completamente autonomi dalle risorse statali, se è vero che tutto il bilancio viene sostenuto dalle risorse dei cittadini e delle imprese della città, risulta ancor più incomprensibile l'inderogabilità e la rigidità delle norme tributarie. Pensiamo ad esempio al percorso tecnico non semplice di cui abbiamo già parlato, che ci consente di ottenere l'azzeramento della fiscalità locale per le nuove imprese che vengono ad investire in città. Ma veniamo al nostro bilancio. L'approvazione del bilancio del Comune è il principale atto programmatorio dell'ente ed è quindi fondamentale approvarlo in tempi congrui. Questo è il primo impegno che manteniamo in un momento in cui sono ben pochi i comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione. Anzi, alcuni faticano anche a chiudere il consuntivo. Noi lo approviamo entro il mese di aprile e abbiamo già fatto le operazioni che costituiscono gli elementi di forte caratterizzazione del bilancio e della politica fiscale della città. Da un lato la riorganizzazione, dall'altro il progetto Vado Sesto. E quindi ci dotiamo per tempo dello strumento indispensabile per organizzare, dirigere e governare la spesa del Comune. Abbiamo costruito questo bilancio in un momento, in un contesto di forte incertezza, come purtroppo ogni anno accade, neanche questa è una novità, per cui ad oggi per alcuni passaggi dobbiamo basarci solo su stime, perché non c'è ancora ufficialità su alcune poste molto importanti, come ad esempio il reale ammontare dei tagli e quindi dei trasferimenti. Del resto anche la Corte dei Conti, per esempio, rileva questa criticità nella sua relazione annuale. Cito: numerosi rinvii, le variabili, le condizioni introdotte nel percorso di definizione della manovra individuale a carico degli enti locali, tutti elementi che gravano la fase programmatoria del bilancio delle amministrazioni di forti incertezze, rallentando conseguentemente le scelte connesse all'impiego delle risorse disponibili. E se lo dice la Corte dei Conti, discutere a questo punto di bilancio quindi è una prima sfida vinta, magari piccola, ma di certo non scontata. Tra l'altro questo è il nostro secondo anno di cosiddetto bilancio armonizzato, con nuova contabilità per capirci, ma anche di ulteriori aggiornamenti della materia. Per esempio, come abbiamo anche detto in commissione, gli ultimi aggiornamenti, circolari, eccetera, sono stati pubblicati fino ai primi giorni di aprile. Questo è anche un anno che prevede l'introduzione di importanti novità tecniche, ma che sono anche politiche e che hanno ovviamente ricadute organizzative. Per esempio, l'introduzione della fatturazione elettronica per un modello finalmente più smart di pubblica amministrazione. E poi la giusta introduzione del cosiddetto split payment, che è un po' un uovo di Colombo rispetto alla lotta all'evasione fiscale ed è un elemento che rientra, complicandola un po', nella lettura anche del nostro bilancio. Ma ciò su cui intendo maggiormente soffermarmi sono le scelte politiche che hanno guidato nella redazione di questa proposta di bilancio. Nel contesto descritto, in uno scenario di bisogni in aumento e di continua contrazione delle risorse, quali sono quindi le risposte che diamo alla città e che appunto programmiamo con il nostro atto?
Innanzitutto la conferma degli impegni assunti l'anno scorso in Consiglio Comunale. Prima di tutto, come dichiarato e scritto nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del maggio 2014, non aumentiamo la pressione fiscale sui cittadini. Certo, è già tutto al massimo, potrebbe dire qualcuno. Ovviamente non è così. Fossimo tecnici puri e un po' astratti e non politici, avremmo potuto utilizzare i margini che ci sono ancora sulla tassazione locale, tra aliquote, soglia di esenzione IRPEF, aliquote IMU, detrazioni TASI, contributi cosiddetti minori, ma che minori non sono affatto, soprattutto per chi li deve pagare. Ci sono almeno 6 milioni di euro di fiscalità locale che l'amministrazione non tocca e non toccherà. Ma siccome appunto siamo politici e non tecnici astratti, decidiamo di intervenire in maniera strutturale e con scelte politiche di investimenti mirati e di riqualificazione, orientamento e revisione profonda della spesa, che da un lato si muovono in continuità con gli interventi già avviati, ma che dall'altro innovano profondamente il modello di gestione dell'organizzazione comunale. Anche in questo caso un modello da esportare. La prima risposta quindi a questa situazione, innanzitutto la riorganizzazione. Anche di questo si è abbondantemente parlato. È un'operazione che l'amministrazione ha voluto profondamente e fortemente. Bisogna cambiare il funzionamento dell'ente, migliorarne la reattività, l'efficienza nelle risposte, evitare la frammentazione dei processi e la dispersione delle attività. Accorpamento di settori, di servizi e quindi anche riduzione dei dirigenti, dai 15 del 2012 arriveremo a 12, e dei quadri e, come già fatto anche l'anno scorso, il sostanziale blocco delle assunzioni. Come dicevo, un modello innovativo e fortemente meritocratico anche rispetto alla scelta dei nuovi incarichi. Questo provoca un effetto positivo anche sul bilancio, poiché già da ora possiamo preventivare rispetto al consuntivo 2014 una riduzione di spesa di almeno 500.000 euro. Non un'iniziativa partita per fare cassa, perché se così avessimo voluto ci sarebbero stati altri strumenti ben più agili che riorganizzare tutto quanto, ma per rendere la nostra macchina meglio rispondente alle esigenze della città e del suo sviluppo. L'altra risposta, con la conferma degli investimenti sui servizi di qualità per tutti. La cura, la pulizia e il decoro della città sono aspetti che riguardano tutti i cittadini e giustamente di costante attenzione per l'amministrazione, ma le risposte non sono sempre state all'altezza delle giuste e doverose attese dei cittadini. Quindi abbiamo optato per un diverso modello di gestione del servizio dell'igiene urbana e per l'aumento dei servizi richiesti. Sperimentazione della raccolta dell'umido, sperimentazione dell'utilizzo delle lance per pulire le strade, più pulizia per i portici e per i sottopassi, maggiore controllo dell'esecuzione del servizio e maggiore controllo dei comportamenti dei cittadini e tutte le altre cose di cui si è parlato. Abbiamo anche fatto la scelta di garantire un servizio migliore per la pulizia dei giardini, luoghi di lezione per le famiglie e per i bambini della nostra città e che meritano una cura particolare. Manutenzione e pulizia quindi affidata ad un unico gestore, persone dedicate, servizio migliore che inizia il prossimo 4 maggio. Ma i cittadini pagano di più per lo stesso servizio? No, i servizi aumentano e migliorano, ma il servizio non è ancora partito. Giusto, l'appalto dei giardini inizia tra qualche giorno, l'appalto dell'igiene urbana in autunno, ma il piano finanziario si può fare solo così, come ci confermano i nostri uffici. Ma i cittadini pagano di più per una cosa che forse non parte o che costerà di meno? Ciò che i cittadini eventualmente dovessero pagare di più rispetto ai costi a consuntivo viene restituito ai cittadini. Queste sono le condizioni tecniche per la scelta di voler migliorare il servizio.
Un altro servizio importante, il cui appalto è in fase di rinnovo e che da sempre si caratterizza per la qualità della risposta, è quello della refezione scolastica. Anche col nuovo appalto si conferma l'attenzione alla qualità del cibo, al tema del biologico e si rilancia il tema dell'educazione alimentare per i bambini e le bambine. L'altra risposta è quella che sta nell'ambito dello sviluppo del territorio e nell'impegno a far arrivare lavoro in città. Di questo abbiamo ovviamente parlato recentemente e questa è la via maestra per risolvere strutturalmente i problemi del nostro bilancio e non solo ovviamente del nostro bilancio. Non passa, come ovvio, solo dalle nostre leve la soluzione della crisi a livello nazionale, europeo e mondiale, ma siamo certi che ognuno per il proprio pezzetto di responsabilità di governo debba fare tutto il possibile. E noi lo stiamo facendo, noi tutti insieme l'abbiamo fatto e giustamente all'unanimità una settimana fa è stato approvato il progetto Vado Sesto, che non chiude ovviamente l'impegno dell'amministrazione su questo tema, anzi lo apre a nuove attività e a nuovi progetti e costante rimane il nostro impegno per dire a chi fa impresa: venite a Sesto, Sesto è una città amica, venite ad investire qui da noi. Quest'anno poi finalmente e direi anche orgogliosamente raccogliamo anche i frutti delle scelte fatte negli anni scorsi. Dal 2012 al 2014, grazie alle scelte di rigore dell'amministrazione, la spesa per il personale si è già ridotta di circa 1 milione di euro, prima quindi dell'attività di riorganizzazione di quest'anno. Dopo la sottoscrizione del patto dei sindaci, stiamo lavorando sul piano d'azione per l'energia sostenibile e tra poche settimane si riuniscono i tavoli per elaborare le strategie per il risparmio energetico che troveranno posto appunto nel documento di pianificazione energetica, nel PAES. E poi soprattutto le farmacie, un problema che l'amministrazione ha trovato e una sfida che l'amministrazione ha raccolto. Un tema che ha pesantemente gravato sul bilancio 2013-2014, che ha condizionato giustamente e ampiamente il dibattito pubblico, ma che, come è stato descritto ieri, si avvia ad una brillante soluzione. Dopo anni di bilanci col segno meno, oggi abbiamo un'azienda sana, competitiva, un piccolo utile e un futuro a cui guardiamo con fiducia. Una vittoria per la nostra città. Poi c'è il tema degli investimenti. A proposito degli investimenti dei comuni, a proposito degli investimenti in Italia, torno a citare la relazione della Corte dei Conti. Lo sforzo di contenimento della spesa è stato nell'ultimo periodo di grande rilievo, ma del tutto sbilanciato nella sua composizione interna. Per il complesso delle amministrazioni pubbliche, la spesa corrente primaria ha registrato tra il 2009 e il 2013 un incremento medio annuo dell'1%, mentre le spese in conto capitale si sono ridotte oltre il 9% annuo, con una caduta accumulata nel periodo del 37%, una caduta libera degli investimenti, quindi in tutta Italia. Questo dato naturalmente non ci stupisce. Anche noi conosciamo bene la difficoltà di trovare risorse per gli investimenti di cui la nostra città ha bisogno. Le risorse da oneri ed alienazioni sono in calo negli anni e la stagnazione del mercato immobiliare non aiuta a recuperare le entrate che ci servono. Il governo, tuttavia, invita gli enti locali ad investire, fornendo una serie di opportunità. La possibilità di arrivare ad un indebitamento del 10%, la possibilità di accedere a un fondo che sgravi gli interessi dei comuni, alcuni segnali per un possibile alleggerimento del patto di stabilità, interventi, diciamo così, anticiclici necessari per uscire dalla crisi e stimoli che noi vogliamo cogliere e declinare nella nostra città. Infatti abbiamo deciso di mettere in campo tutte le energie dell'organizzazione del Comune per recuperare risorse non ordinarie. La rinegoziazione dei mutui, per esempio. Grazie all'attività fatta a fine 2014, ogni anno possiamo contare su 630.000 euro da destinare ad investimenti.
Possono sembrare pochi, ma per fare un paragone equivalgono a quanto ricavato dagli oneri di urbanizzazione nel 2014. Le risorse del credito sportivo, si tratta di mutui a tasso zero che usiamo per intervenire sulle palestre delle scuole della città. I project financing per coinvolgere risorse private in progetti strategici e utili per la città. Le sponsorizzazioni e poi i bandi nazionali e regionali e le risorse dell'8 per 1000 per l'edilizia scolastica. Gli uffici sono ormai allenati ad uno sforzo progettuale costante che ci permette di avere, per così dire, nel cassetto proposte in linea con gli avvisi che potranno essere pubblicati e quindi di rispondere prontamente alle opportunità e quindi alle esigenze della città. Nell'ambito della riorganizzazione, inoltre, trova posto un ufficio bandi per intercettare le importanti risorse stanziate dall'Unione Europea. Tutto ciò però non è sufficiente e nel 2015 sicuramente proporremo in quest'Aula di mettere a frutto le potenzialità che abbiamo in termini di possibilità di accensione di nuovi mutui per dare alla città le risposte che si aspetta. Oggi poi gettiamo anche alcune basi per gli impegni per il futuro. Parto in questo dal recupero della morosità. Già dall'anno scorso avevamo posto un forte accento sul tema del recupero della morosità. Quest'anno confermiamo e potenziamo il nostro impegno. La sperimentazione con la società per il recupero delle somme inizierà tra qualche settimana. Il recupero della morosità diventa obiettivo trasversale di tutti i dirigenti. Viene costituito nell'ambito della riorganizzazione dell'ente un ufficio dedicato che ha il compito di centralizzare il controllo, il monitoraggio, la rendicontazione dell'attività di recupero dei diversi settori. Questa attività non è solo un adempimento tecnico che ci serve per far quadrare i numeri del bilancio, ma un dovere etico e politico per un'amministrazione come la nostra che considera l'equità e la giustizia sociale quali valori imprescindibili del proprio agire. Se pagare il dovuto è sempre dovere civile di ogni cittadino, lo è ancor di più in un momento difficile come questo, ed è obbligo per l'amministrazione tutelare i contribuenti onesti. A maggior ragione oggi, con il nuovo strumento contabile, che evidenzia plasticamente quanto gravino sui cittadini onesti quelli che non pagano le tasse, grazie al dato tecnico della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e grazie all'accantonamento per il ripiano del cosiddetto disavanzo tecnico, entrambi fondi che appesantiscono la spesa e che trovano copertura con le entrate correnti. Un altro elemento che vediamo declinato tecnicamente nelle delibere di queste serate, ma che rappresenta anche un impegno politico preciso dell'amministrazione, è quello del coinvolgimento della società civile. I regolamenti dei tributi locali sono stati aperti alla possibilità di recepire gli sgravi per i cittadini, le associazioni e le imprese che intendono prendersi cura del bene pubblico. La nostra è una città generosa, molti cittadini hanno voglia di prestare un po' del loro tempo per renderla migliore. Lo dimostra ad esempio l'esperienza di successo di Bene Comune, che coinvolge decine e decine di cittadini e che è diventata una sorta di brand riconosciuto nella nostra città. Confermiamo l'esperienza dei lavoratori socialmente utili, anche quest'anno dedicata a disoccupati con più di 50 anni. Confermiamo anche l'inserimento dei lavoratori di pubblica utilità e rilanciamo l'opportunità del servizio civile per i giovani. Sarebbe una lettura miope quella che dice facile, così avete manodopera a costo zero. Si tratta invece di una scelta politica importante, quella di dare cioè un'opportunità professionale ed educativa a cittadini in difficoltà, di rafforzare lo scambio di competenze con i nostri dipendenti per una crescita reciproca e di, tra virgolette, sentirsi di nuovo utili, come detto da una lavoratrice socialmente utile, dopo che il mondo del lavoro li ha allontanati. Chiudo, infine, con un tema che è da sempre una priorità politica dell'amministrazione e sul quale l'amministrazione intende rinnovare il proprio impegno con un piano straordinario.
Si tratta dell'edilizia scolastica e della sicurezza nelle scuole. Gli investimenti sugli edifici scolastici della città sono stati forti negli ultimi anni. 6,5 milioni di investimento che hanno già riguardato la scuola Calvino, stanno riguardando la 25 aprile e grazie al finanziamento di 1 milione di euro del programma Scuole Sicure sono stati aggiudicati i lavori della Calamandrei e dell'Oriani. A dicembre abbiamo chiesto inoltre i finanziamenti derivanti dall'8 per 1000 per altri 4 milioni per progetti che riguardano le scuole Einaudi, Martiri, Rovani e pochi giorni fa abbiamo richiesto un cofinanziamento di oltre 500.000 euro che poi si sommano ovviamente a nostre risorse per la scuola Marzabotto e la scuola Don Milani. Ma non ci basta. Quanto è accaduto a Sesto, a gennaio, alla scuola Vittorino da Feltre e quanto sta accadendo in altre città d'Italia ci impone un'approfondita analisi dei livelli di rischio dei nostri edifici scolastici e un piano di interventi per l'investimento sulla sicurezza. Abbiamo già avviato un percorso anche con la Cassa Depositi e Prestiti per individuare l'adeguato strumento finanziario e a breve condivideremo con voi e con la città le caratteristiche di questo piano che l'amministrazione considera prioritario. Grazie. Grazie all'assessore Montrasio. Adesso, prima di dare la parola ai relatori, do la parola al sindaco per una comunicazione che interessa a tutti noi e tutta la città di Sesto. Prego. Grazie Presidente, innanzitutto mi scuso per il ritardo con i consiglieri comunali. Credo che però voler condividere con voi la notizia che a me è arrivata un'ora fa circa sia oltre che un dovere anche un piacere. Considero oggi una giornata veramente importante. Stamattina sapete che è stato inaugurato il nuovo stabilimento di Alstom Grid, uno dei più grandi investimenti di una multinazionale nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in campo energetico che viene fatto in Italia e oggi pomeriggio la comunicazione appunto è arrivata poco fa, Infrastrutture Lombarde ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto della Città della Salute e della Ricerca. In via provvisoria perché ovviamente hanno fatto una sorta di graduatoria delle ditte, adesso dovranno degli accorpamenti, anzi delle ditte che hanno partecipato, adesso dovranno verificare ovviamente che la prima che si è posizionata dopo l'apertura delle buste per quanto riguarda l'offerta economica, apertura che è stata fatta oggi, se i criteri se verranno rispettati, sono stati rispettati, si andrà avanti con la prima, se no si andrà a scorrimento. Il tutto viene detto nel comunicato stampa che è stato pubblicato dalle agenzie e con le dichiarazioni del Presidente Besozzi nel pieno rispetto dei tempi e quindi l'aggiudicazione definitiva dovrebbe avvenire entro il mese di settembre. Ecco, volevo fare questa comunicazione a tutti i consiglieri e le consigliere comunali anche perché il percorso che riguarda la Città della Salute e della Ricerca è stato condiviso con la maggior parte di voi e ovviamente sarà compito nostro ma anche di tutto il Consiglio Comunale continuare a monitorare i passaggi perché appunto quello che io dico è nulla è per sempre, quindi in Italia più che mai tutti i passaggi importanti rispetto delle grandi opere pubbliche credo debbano essere monitorati, controllati e come dire avere la certezza che i tempi vengano rispettati. Questa è una condivisione che voglio fare appunto con tutti voi proprio perché il progetto non è il progetto di una parte del Consiglio Comunale ma di tutto il Consiglio Comunale o meglio di tutta la città. Grazie. Grazie al Sindaco. Io volevo salutare i dirigenti e il personale in servizio che ci accompagna per tutta la sessione del bilancio. Grazie e buona permanenza a questo punto. La parola al relatore, non vedi, consigliere Romaniello? Come relatore della prima commissione, a seguire ci sarà la consigliera Pennasi per la seconda e poi la consigliera Landucci. Prego. Grazie Presidente, ho preparato delle slide, adesso speriamo che si accenda. Nessun segnale. Adesso arriva il tecnico.
c'è sospetto. Sì, però prima quando l'ho acceso la porta. Io direi di dare la parola al Presidente della Seconda Commissione, al Consigliere Pennasi, per il programma triennale dei lavori pubblici. Prego. Grazie Presidente, la mia relazione appunto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, quindi una parte che va votata questa sera insieme al bilancio, non è la relazione ovviamente di bilancio. Come tutti noi sappiamo e ci ricordiamo, a ottobre abbiamo visto il piano triennale delle opere in seconda commissione perché viene adottato per legge entro il 15 di ottobre. Con l'approvazione del bilancio va anche approvato questo piano. Il piano che ci è stato presentato è un piano appunto che riguarda il 2015-16-17, come ormai abbiamo anche imparato, poi ci si focalizza principalmente sull'annualità, la prima annualità 2015, e il resto rimane ovviamente una previsione. Ci è stato presentato un piano che vale circa 6 milioni di euro di investimenti, quindi per le opere del 2015. Nel piano devono essere anche presentate le coperture e quindi le risorse, le entrate per la copertura di queste opere. E questa è sostanzialmente la scheda numero uno che è presente nel piano, dove si vede che questi investimenti per le opere devono essere coperti da alienazioni, dai mutui o dagli oneri di urbanizzazione. Ci sono poi altre possibili fonti, tra cui i bandi piuttosto che il project financing di soggetti privati su opere specifiche, e in questo modo bisogna appunto far tornare le esigenze, il fabbisogno degli investimenti, in questo caso sul 2015 e poi sul triennio. Vengono ovviamente individuate delle priorità, l'assessore le riportava rispetto al discorso della scuola sicura, quindi si sono state presentate in commissioni gli interventi che guardano 1 milione per la Oriani e la Calamandrei e la richiesta del su bandi regionali di ulteriori risorse per le altre scuole, quindi tra le priorità appunto la sicurezza nelle scuole, attraverso il credito sportivo interventi per le palestre sempre delle scuole. C'è anche stato detto che questo piano, che risale appunto a ottobre, richiede delle modifiche, quindi questa sera verranno presentati poi degli emendamenti, in particolar modo due che si rendono necessari. Uno riguarda un project financing sul campo sportivo e sulle due piscine Olimpia e De Gregori, e l'altro lo spostamento in avanti legato allo slittamento del progetto sul centro islamico, che dal 2015 va al 2017, quindi gli investimenti legati agli oneri di urbanizzazione. Questo è il quadro complessivo che troviamo nella scheda 1. Poi nella scheda 2 ci sono appunto l'elenco di tutte le opere sui 3 anni, e poi invece nella 3, che è quello su cui ci siamo soffermati di più in commissione, c'è l'elenco delle opere per il 2015. E sempre nella delibera allegata c'è poi il dettaglio scheda per scheda per ogni singolo investimento e intervento. Ci sono state diverse domande, io non elenco, in realtà in commissione li abbiamo visti uno a uno, quelli del 2015 li avete tutti in delibera, riporto le domande su cui si sono focalizzate e si è concentrata l'attenzione dei membri della commissione. In particolar modo sono stati chiesti quali sono gli interventi sugli impianti sportivi. Ed è stato specificato che si tratta soprattutto di interventi legati alle illuminazioni e ai trasformatori. È stato chiesto che cosa sono gli interventi sugli impianti tecnologici, ed è stato specificato che sono tutti gli interventi ad esclusione di quelli legati alle caldaie. Sono stati chiesti rispetto alle scuole quali tipi di interventi rientrano nel piano.
ed è stato specificato che nel piano rientrano gli interventi, diciamo, di manutenzione più importanti, quelli straordinari e non i piccoli interventi. L'ultima domanda che è stata fatta riguardava l'esistenza di interventi per l'ampliamento della rete delle piste ciclabili e purtroppo ci è stato risposto che nel piano del 2015 non sono previsti, ci sono a progettazione sullo sviluppo delle nuove aree, ma in questo piano triennale che riguarda ciò che è pianificato, al quale non si somma ciò che è già in corso e quindi gli interventi già in corso, non erano purtroppo previsti interventi sulle piste ciclabili. Ho riportato gli elementi principali della delibera e le domande, spero di non aver dimenticato nessuna domanda dei consiglieri, se no mi scuso, che sono state fatte in commissione dai consiglieri. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Adesso la parola al consigliere Romaniello. Prego. Grazie Presidente, nonostante il tentativo di sabotaggio dell'assessore Perego riusciamo comunque a trasmettere le slide questa sera. Allora, rischierò di ripetermi perché molte delle cose le ha già dette l'assessore Montrasio. Io ho cercato di racchiudere un attimino quelli che sono gli elementi fondamentali del bilancio di previsione 2015, dando un attimino spazio anche a quelle che sono state le discussioni all'interno della Commissione, e aggiungendo poi alcuni spunti che potrebbero essere poi oggetto di riflessione da qui a mercoledì. Allora, bilancio previsionale 2015, quali le novità di questo bilancio previsionale? La prima importante, l'ha già detta l'assessore, tempistica. Allora, nel 2014 il bilancio previsionale è stato approvato a settembre, nel 2015 arriviamo ad approvarlo ad aprile, quindi sostanzialmente anticipiamo di 5 mesi, nonostante comunque ci siano ancora elementi di incertezza, il bilancio previsionale, raccogliendo un po' quelle che erano state le indicazioni a suo tempo che erano emerse anche all'interno del Consiglio Comunale. Vogliamo fermarci un attimo o no? Scusi un attimo, volevamo capire se c'è qualche richiesta ufficiale da parte del pubblico. Adesso vanno i vicepresidenti per capire un attimino se c'è qualche richiesta, altrimenti andiamo avanti. Nel frattempo andiamo avanti, consigliere Romaniello, prego. Quindi altri elementi, tassazione locale, qui ho riportato le più importanti, come diceva appunto l'assessore, per il 2015 invariata, però su questo punto c'è stata un po' di discussione anche abbastanza animata durante la commissione. In effetti occorre fare alcune precisazioni, sempre sulla tassazione locale. Abbiamo qualche piccola variazione sulla base imponibile, su quelli che sono i soggetti passivi. Nello specifico, tassiamo i proprietari degli immobili merce e in questo caso prevediamo un incremento delle entrate fiscali pari a 300.000 euro, ma d'altro canto non tassiamo le nuove imprese, grazie all'iniziativa Vado a Sesto. In questo caso non abbiamo a previsione quanto sarà il mancato incasso nel 2015 per le nuove imprese che verranno a Sesto. Poi c'è quest'altro elemento che una volta definito il quadro si prevede di defiscalizzare i soggetti che si occuperanno del bene comune. Anche qui so che l'amministrazione comunale sta portando avanti il progetto di creare questo database dei volontari che sarà appunto utile poi per gestire in maniera strutturata la grande disponibilità che abbiamo sul territorio di persone che vogliono mettersi in gioco offrendo il proprio tempo e la propria professionalità proprio per il bene comune.
Sulla Tari, dove si è molto discusso, ripeto un concetto fondamentale. Il valore dell'entrata deve essere pari al costo complessivo di acquisizione del servizio. Quindi noi, cittadini, pagheremo quello che sarà il costo effettivo del servizio. Adesso noi fino, credo, a settembre andremo avanti in proroga col CORE, poi partirà il nuovo bando che prevede una base d'asta che è stata, diciamo, definita rispetto a quelli che sono stati i servizi. Abbiamo alzato l'asticella chiedendo più servizi e più qualità. Inevitabilmente la base d'asta deve tenere conto di questo, ma il costo sarà poi determinato dal 2015 in poi, diciamo così, da quello che sarà la ditta che se lo aggiudicherà, con quello che potrebbe essere eventualmente anche uno sconto. Quindi noi non spenderemo non un euro di più, ma neanche un euro di meno. Da questo punto di vista il concetto è anche abbastanza chiaro. Riduzione del costo del personale, stiamo parlando del bilancio di previsione, questa è una conseguenza di un'operazione molto più, diciamo così, impegnativa che, come diceva appunto l'assessore, prevede di organizzare un personale più aderente ad esigenze dei cittadini che sono cambiati. Quindi questo poi si traduce di fatto anche in qualche soldino in più nel nostro bilancio, ma non è lo scopo che ci ha portato a riorganizzare il personale. Il primo obiettivo è stato quello di appunto migliorare i servizi che eroghiamo con un personale più vicino alle esigenze dei cittadini. Credo che in questo caso la stima di risparmio tra quello che è il consuntivo 2014 e la previsionale 2015 si aggira intorno ai 500.000 euro. Un altro elemento che ci fa dire che il nostro bilancio è un bilancio solido, come ha convenuto anche la Miranda durante la commissione, è il nostro livello di indebitamento, molto ma molto basso, che si andrà ulteriormente a ridurre sotto la soglia dell'1% grazie anche all'operazione di rinegoziazione dei mutui. Ora la legge ci permette di arrivare al 10, noi siamo sotto l'1 e quindi questo ci fa dire che siamo, e non abbiamo neanche un derivato in cassa per il momento. C'è poi l'operazione tecnica, difficile perché l'abbiamo ripetuta più volte, io stasera non ve la ripeto, del riordino dei residui attivi e passivi con la spalmatura su 29 anni di quello che è chiamato il disavanzo tecnico. Le incognite, come tutte le previsioni, ci sono delle incognite che andranno a gestire. Io ne ho segnate alcune proprio per poi dare spunto alla discussione, poi ciascuno ha la sua sensibilità e potrà introdurne altre. Le mie personali incognite, vabbè, ho messo le farmacie, però diciamo che dalla commissione che abbiamo avuto ieri è un'incognita che ci tranquillizza, perché chiudiamo il 2014 con un piccolo avanzo e quindi ci lascia ben sperare per il 2015. Quindi l'operazione farmacie, che ci ha portato a qualche centinaia di migliaia di perdite negli anni precedenti, si è rimessa in carreggiata almeno per il 2014 e penso che la strada continuerà in quella direzione. Un'altra incognita, Bibona, anche lì dobbiamo decidere cosa vogliamo fare di questa struttura. In questo momento noi, per quello che ci riguarda, incassiamo come affitto meno di quello che paghiamo su IMO. Dobbiamo decidere, dobbiamo farlo in fretta. Dobbiamo rilanciarla, venderla, non lo so. Si sta facendo uno studio, ma è importante che si decida in fretta. Il bando dell'igiene urbana, per quello che vi dicevo prima. Quindi quello a un certo punto dovrà essere aggiudicato e da lì capiremo quanto sarà la quota parte di ciascuno di quelli che, di quello che sarà poi la tassa, la Tari, da pagare. Questa è un'altra incognita, perché appunto poi quando verrà chiuso il bando sapremo l'effettivo costo del servizio. Altra incognita è il recupero di morosità. L'amministrazione comunale ha, diciamo così, investito su questo aspetto. Il recupero di morosità non è solo una questione di soldi, ma anche una questione di giustizia sociale. Un conto è andare a prendere
i soldi da chi magari non può pagare l'affitto, un conto è magari andare a prendere i soldi, da magari i soldi ce li ha per l'affitto e quindi è giusto che paghi quello che deve pagare. Poi vabbè, chiudo con il CTP per tutte quelle cause che abbiamo ancora pendenti, perché questa è ancora un'ulteriore incognita, perché ogni tanto siamo chiamati appunto a discutere di queste cause per i debiti fuori bilancio e quindi anche questo dovrebbe essere, diciamo così, motivo di preoccupazione e speriamo che la situazione CTP si chiuda al più presto. Ho lasciato i puntini in sospeso perché poi ciascuno possa nella discussione introdurre altri elementi. Le sfide. Allora, è vero, riceviamo meno soldi dallo Stato, è più difficile fare un bilancio, ma questo non deve essere un alibi, questo deve essere un'opportunità, perché dalla crisi dobbiamo essere più bravi, dobbiamo reinventarci e andare a recuperare le risorse negli spazi che magari prima non occupavamo e che comunque ci sono. Ho citato due in particolare. La prima è una mia fissazione, la ripropongo sempre. I fondi sociali europei. Ora, anche qui ci stiamo investendo, ci sarà un ufficio bandi e questa potrebbe essere un'opportunità per noi. La seconda, che va insieme ai fondi sociali europei perché si legano, perché la seconda potrebbe essere anche essa stessa finanziata con i fondi sociali europei, è le politiche di risparmio energetico. Quindi queste sono due fette, l'una da cui attingere nuove risorse, l'altra da cui aggredire per spendere meno. La quota delle utenze complessive tra illuminazione pubblica e utenze proprie dell'amministrazione comunale è tra i 5 e i 6 milioni. Anche lì, se riusciamo ad aggredire e portarci a casa un risparmio del 20%, significa 1.200.000 euro. Credo di essere arrivato alla fine, una comunicazione di servizio per festeggiare chi oggi fa il compleanno ed è qui a discutere il bilancio. Può spegnere il microfono? Grazie. Allora, il comitato di Unione Inquilini è stato ricevuto dal sindaco in sala giunta, quindi proseguiamo con dando la parola alla consigliera Landucci. Prego. Grazie. Spero che non me la tolga rapidamente, visto come comportamenti pregressi che non mi sono affatto dimenticata. Comunque è la prima volta che si parla di un bilancio di previsione e io resto sempre colpita perché non abbiamo visto neanche un numero. Siccome il bilancio di previsione è fatto di numeri, qui invece abbiamo sentito molte parole. Come sempre molte parole anche di grande autoelogio. Io sì, resto anche di questo, resto sempre colpita, no? Cioè la capacità di autoelogiarsi in maniera, come dire, così smaccata da risultare assolutamente stucchevole. Credo che gli elogi li debbano fare gli altri, no? Non bisogna farseli da soli, bisogna aspettare che gli altri ci dicano sì, ci piace, non ci piace, va bene. Noi dovremmo far vedere le cifre. Di cifre non se ne è vista neanche una. Siamo partiti dicendo che la pressione fiscale è invariata, devo dire che il consigliere Romaniello ha detto che è invariata con qualche eccezione e naturalmente qualche eccezione al rialzo, anche perché il problema del rialzo di circa il 10% della Tari è un rialzo pesante, fatto per l'ennesima volta sulla fiducia, nel senso che la città è sporca, non siamo riusciti a cavare fuori un ragno dal buco, speriamo che aumentando le cose migliorino. Quanto alla manutenzione del verde, devo dire che io sono sempre troppo ingenua, perché pensavo che la manutenzione del verde fosse manutenzione del verde,
Invece ho scoperto che il verde non è manutenuto da questo appalto, nel senso che questo appalto manutiene le panchine, gli oggetti, manutiene la pulizia, ma tutto quello che riguarda il verde lo farà qualcun altro che non ho capito chi sarà e a quale cifra. Cioè neanche lo sfalcio dell'erba è compreso in questo appalto, per cui noi abbiamo previsto quasi 3 milioni di euro per riparare le panchine e pulire i giardini, che immagino fossero cose prima comprese forse dentro l'igiene urbana, non lo so, ma direi che la cosa mi pare molto nebulosa, cioè non chiamiamo manutenzione del verde, chiamiamo la pulitura dei giardini, che secondo me, cioè abbiamo scorporato dal bando dell'igiene pubblica, cioè qui non solo paghiamo di più la Tari, ma in più paghiamo anche la pulizia dei giardini, quindi l'aumento è molto maggiore, no? Secondo me, però può darsi che mi sbagli. Poi, siccome continuiamo a lamentarci pesantemente, le entrate tributarie di quest'anno, entrate correnti, sono previste di soli 97.000 euro in meno rispetto all'anno precedente. Cioè, forse potremmo anche dire che quest'anno la pressione fiscale sulla maggioranza dei cittadini resta invariata. Abbiamo questa terribile spada di Damocle, per cui l'assessore con l'occhio lucido ha detto potevamo aumentare ancora di 6 milioni. Cioè, chiariamo, gli italiani, come ho detto in commissione, stanno passando una crisi economica epocale dal 2008 e noi per la prima volta quest'anno non abbiamo aumentato né IRPEF né IMU né TASI a carico dei cittadini diretti. Ma le abbiamo aumentate tutti gli anni precedenti, cioè in un momento in cui gli italiani, la maggior parte degli italiani e molti dei sestesi, stanno sudando sangue per sopravvivere, noi nel giro di pochi anni abbiamo aumentato in maniera vergognosa la pressione fiscale pro capite. E quest'anno diciamo, non solo diciamo, non è vero che non è aumentata, perché la Tari è aumentata e quindi quella è pressione fiscale. Poi l'altra, l'immobile merce, vabbè, questi sono altri discorsi. Ma addirittura diciamo che avremmo potuto aumentare, siamo bravi perché non l'abbiamo fatto. Io forse direi che dovremmo cominciare a pensare a diminuirla. E che tutto quello di cui ci vantiamo viene dalle tasche dei nostri concittadini, tasche che sono sempre più vuote. Ma questo devo dire che è un problema a cui né l'assessore né il relatore di maggioranza hanno dedicato una sola parola. Cioè di tutto abbiamo parlato, ma della fatica dei nostri concittadini a mantenere e pagare queste tasse, anzi abbiamo detto severamente che bisogna andare a prenderle perché è etico pagare il dovuto. Certo, se il dovuto non ci ammazza, anche perché il dovuto lo decide la giunta comunale nelle sue riunioni e il consiglio approva. Perché questo dovuto non è dovuto per una legge divina, è dovuto per i calcoli di una maggioranza che in giunta approva quello che dobbiamo pagare. Cioè non è un dovuto stabilito dalle tavole di Mosè, Questo non è così. Quindi direi che in questo momento una delle priorità non solo di questa amministrazione, ma di tutte le amministrazioni, dovrebbe essere quello di cercare di ridurre questa terribile pressione fiscale che tra l'altro, parliamoci chiaro, è quello che blocca ogni propensione al consumo degli italiani, che sono terrorizzati da quello che devono pagare di tasse. Tutti noi stiamo già pensando a cosa ci toccherà pagare a giugno per pagare l'IMU. E quel pistolotto iniziale dell'assessore sul fatto che conviene lasciare le lande desolate perché si guadagna di più invece di avere una fabbrica. Il comune non è che deve pensare a quanto guadagnerà di più, ma a come vivranno bene i suoi cittadini, perché questa è la mission del comune, non di guadagnare di più e di prendere più tasse possibili. Non mi pare che sia questo che dobbiamo proporci come obiettivo. Come obiettivo dobbiamo proporci la qualità della vita dei nostri concittadini, il che vuol dire anche non essere massacrati di tasse in continuazione, come purtroppo si fa qua. Oltretutto anche il discorso dei mutui, cioè adesso
C'era una vecchia barzelletta di quello che diceva, ma come al Consiglio Comunale si parla sempre di deficit, come si fa, siamo in deficit per spendere, spendiamo il deficit. E noi in effetti facciamo così. Perché la rinegoziazione dei mutui, come abbiamo visto benissimo dalla slide che ci è stata presentata ieri sera al momento del bilancio consuntivo, dice che la rinegoziazione del mutuo dà un vantaggio immediato di circa 600.000 euro l'anno, che spenderemo sostanzialmente in manutenzione ordinaria che passa comunque agli investimenti. Ma nell'insieme degli anni spenderemo 2.200.000 euro circa in più sui mutui. Quindi la rinegoziazione dei mutui ha fatto felice solo la banca che l'ha fatta. Cioè, non credo ai cittadini di Sesto, i quali alla fine invece di spendere, mi pare fossero 15 milioni, 12 milioni, 12 e rotti, alla fine ne spenderanno 15. Ma non mi sembra questo un sistema sereno di amministrazione. Cioè, noi abbiamo scaricato sui se stesi a partire dal 2016 in poi il maggior costo del risparmio di oggi, che potevamo pagare. Cioè, secondo me questa era una cosa fatta forse per i comuni, queste cose le famiglie le fanno quando sono in gravi crisi di liquidità. Certo, se in questo momento non ho un euro, rimando possibilmente la spesa, ma in questo caso c'era bisogno di caricare altri 2,5 milioni di spese sui cittadini, cioè sulle tasse dei cittadini. Cioè, non so, mi sembra veramente una cosa... Cioè, questo è il modo, l'ho detto ieri sera in commissione e lo ripeto, con cui alla lunga si è formato il debito pubblico, no? Cioè uso i soldi oggi scaricandogli i costi in più sulle generazioni future. E questo è uno dei motivi per cui i nostri figli sono molto più precari di noi, perché le nostre sicurezze le abbiamo pagate scaricando i debiti sulle generazioni future. Quello che abbiamo fatto continuiamo, pervicacemente allo stesso modo. Cioè non mi vanterei di questa cosa qui. Cioè non mi vanterei di una rinegoziazione che costa alla comunità 2,5 milioni, 2 milioni di euro, no, 2 milioni di più, 2 milioni, circa 2,5 milioni di euro in più. Non so, è una rinegoziazione conveniente? Io veramente faccio fatica a capire questo tipo di organizzazione dei bilanci, perché mi pare che sia costruita non con la diligenza del buon padre di famiglia. Nessun padre di famiglia serio farebbe una cosa così, dicendo non pago oggi io i soldi così li pagherà mio figlio domani. Normalmente i padri di famiglia fanno esattamente il contrario. Faccio io oggi un sacrificio per pagare di più perché i miei figli domani paghino di meno. Cioè questo mi pare sia il comportamento che tutte le famiglie normali usano nei confronti delle loro finanze. Noi invece abbiamo fatto il contrario. Siccome sappiamo che tra alcuni anni le nuove generazioni saranno sempre più in difficoltà, li facciamo pagare di più. E ce ne vantiamo. Diciamo che è un'operazione, come dire, di grande astuzia finanziaria. Può darsi. A me sembra un'operazione, quando le cose si fanno sulle spalle degli altri, non vanno mai bene. Quindi, cos'altro dire? Quello che ha detto la collega Pennasi, cioè ci abbiamo scritto 7,8 milioni, se poi non entreranno i soldi non li paghiamo, cioè possiamo mettere, cioè io avrei fatto anche un elenco più ampio, cioè potevamo arrivare a 25, tanto se poi non ci sono i soldi non li facciamo, cioè questo qui è il classico libro dei sogni che ogni anno aggiorniamo. Forse faremo qualcosa se arriveranno effettivamente gli 800.000 euro dal famigerato Stato centrale per le scuole, e l'altro bando a cui stiamo con l'8 per 1000, sempre naturalmente l'8 per 1000 sono tasse dei cittadini, no? Perché non è che sono anche lì risorse che astutamente abbiamo trovato chissà dove. Per il resto calma piatta, cioè giustamente non c'è un euro. Devo dire che sta camminando molto poco anche la alienazione dei beni. Noi tra 2013 e 2014 abbiamo messo in vendita prima 10 e poi 50 appartamenti per un totale di 60, ne abbiamo fino adesso logitati 10 su 60. La media non mi pare esattamente esaltante. Ecco, stiamo rinegoziando gli altri, speriamo. Ecco, però è chiaro che questa alienazione dei beni porta molto poco, per cui io
Credo che questa pagina che c'è, dov'è, non mi ricordo, investimenti previsti nel 2015, come dire, questi 7 milioni e 809 mila euro, se si tolgono i circa 2 milioni di euro, 1,5 milioni di euro che arriveranno da famigerato Stato centrale per le scuole, sono azzerati, perché praticamente il grosso dei fondi propri, pare a 3 milioni 870 mila euro, viene dalle alienazioni dei beni, che non si sa quali saranno, e addirittura 1 milione 600 mila euro viene dagli oneri di urbanizzazione, tenendo conto che nel 2014 abbiamo visto nel conto consuntivo gli oneri di urbanizzazione sono stati 600 mila. Ora, in base a quale previsione abbiamo moltiplicato quasi per 3 la cifra del 2014, cioè per arrivare probabilmente a 7 milioni 809 mila. Ma tanto, ripeto, queste sono pure voci. Le voci vere, le uniche voci vere del bilancio, sono naturalmente le entrate e le uscite correnti. E io sono sostanzialmente d'accordo con la rivisitazione dell'organizzazione del comune da parte del dottor Tranchida, ma a parte che mi colpisce sempre, no? Per cui prima che venisse Tranchida, tutto il consiglio comunale della maggioranza, come un solo uomo, sosteneva la perfezione dell'organizzazione. È arrivato Tranchida, ha detto: ma veramente bisogna rifare tutto? Adesso tutti a dire: sì, bisogna rifare tutto, era tutto sbagliato, adesso veramente lo facciamo giusto. Adesso finalmente facciamo le cose meritocratiche, che vuol dire che fino adesso non erano meritocratiche. Perché c'è chi ha detto, no? Mi sembra l'assessore, ha detto su base meritocratica, quindi fino adesso su che base era? Clientelare la scelta? Perché lei ha detto: lo faremo finalmente su base meritocratica tutte le indicazioni, e se adesso le faremo finalmente così, vuol dire che fino adesso non era stato in questo modo. Ecco, va bene, io prendo atto quindi che avevamo ragione noi. Così come avevamo ragione noi su Bibbona, sono anni che noi diciamo che Bibbona così non sta in piedi, e sono anni che ci è stato detto che era uno dei fiori all'occhiello dell'amministrazione. Adesso anche voi vi siete accorti che il fiore è leggermente appassito e comincia anche a mandare un po' di cattivo odore, e quindi stiamo cercando di vedere cosa fare del fiorellino appassito. Ma anche lì, naturalmente, arriviamo in un momento di terrificante crisi immobiliare, per cui non so chi possa mai pensare di mettere le mani in un complesso che teoricamente può valere moltissimo, ma che ha bisogno di una terrificante quantità di investimenti, no? Quindi, allora, però detto anche della, e poi mi taccio, sulla riorganizzazione del personale, che sicuramente avrà poi, come dire, sicuramente degli esiti positivi, immagino, per l'efficienza e l'efficacia, fino adesso, cioè, risparmiamo sui pensionamenti, cioè, non è un grande merito, nel senso che c'era un po' di gente che via via è andata in pensione, e chiaramente siccome c'è un blocco del turnover che è praticamente obbligato fino al 2018, cioè, è chiaro che i soldi di questi qui che non pigliano più lo stipendio vanno in detrazione rispetto alla mole delle cose del personale, ma non è che sia, come dire, un grande merito. Addirittura io vedo che nell'università c'è una tale emorragia di pensionamenti che hanno dovuto dire di contare come minimo di docenza che i contrattisti esterni, se no chiudevamo tutti i corsi di studio, no? Quindi, però, non è che è un merito delle università virtuose aver diminuito la quota, è merito della, come dire, dell'anagrafe che via via sta mandando in pensione quelli che hanno raggiunto una certa età. Allora, in conclusione, cosa possiamo dire? Possiamo dire semplicemente che questo è, come sempre, un bilancio di mantenimento. Galleggiamo molto bene, grazie al cospicuo contributo dei nostri cittadini che pagano, come dire, cifre da amatore, e che vorrebbero per questo una città possibilmente un po' meno sporca, un po' meno lasciata andare di quello che vediamo. Credo che non vorrebbero molto altro, perché tutti noi siamo consapevoli che il grosso di quello che abbiamo come servizi
ci viene comunque da questo famigerato Stato, perché è chiaro che quando parliamo di scuola, qui addirittura a partire dalla scuola comunale, che è tutta statale, dalla scuola comunale, la scuola dell'infanzia, che è tutta statale, mentre in altre città, come per esempio Milano, è ancora ampiamente comunale. Quando parliamo di sicurezza e ci rivolgiamo sempre a carabinieri e polizia, quando parliamo di giustizia e pensiamo ai tribunali, è chiaro che tutto questo è a carico della fiscalità collettiva e a carico delle amministrazioni statali. A noi restano una serie di servizi a cui però facciamo fatica a rispondere in maniera dignitosa, perché direi che il primo e fondamentale servizio che spetterebbe ai comuni, a parte l'anagrafe, dove forse qualche investimento ci sarebbe bisogno di farlo, perché come ho forse già detto le macchine che ci sono adesso c'erano già all'inizio degli anni 70, le macchine per i calcolatori, le cose di questo genere, il sistema informatico. Ecco, quello, il primo e compito fondamentale dei comuni sarebbe quello di tenere la città pulita. Ecco, speriamo che dopo aver abbandonato l'Aimeri dicendo che era tutta colpa dell'Aimeri, che col Core ci sarebbe stato finalmente la svolta, e perché era in house, era nostro, la svolta non c'è affatto stata. Adesso vediamo questo terzo punto, questa terza prova, cosa succede. E per quanto mi riguarda, io penso che sarebbe stato assolutamente possibile non mettere dentro adesso l'aumento e eventualmente fare una variazione di bilancio quando l'appalto fosse stato concluso. Questo di volerlo fare in anticipo è un modo per incassare in anticipo i nostri soldi. Perché adesso incassiamo e poi vediamo, perché questo è il sistema che è stato usato. Per il resto è un bilancio in cui, devo dire, si nota soprattutto il lavoro e la fatica di chi sta adattandosi, sicuramente con una fatica professionale notevole, a un sistema di bilancio che finalmente cerca di guardare le cose di competenza in modo da, come dire, da rendere realistico e non puramente finanziaria l'indicazione delle cifre. Grazie alla consigliera Landucci. Adesso apriamo la discussione nel rispetto dei tempi assegnati a ogni gruppo consigliare. Vi invito di iniziare gli interventi stasera, perché poi altrimenti domani sarebbe poco tempo rispetto a tutti gli interventi. No, ogni gruppo ha i suoi minuti, quindi può. No, infatti sì, uno può fare, si può prendere un quarto d'ora, 15 minuti e poi domani si riprende.
No, mi riferivo ai gruppi più di una persona, naturalmente, certo. Però voglio fare l'ultimo invito. È auspicabile un intervento, perché chiudere il Consiglio Comunale a quest'ora, quando poi domani magari abbiamo meno tempo a disposizione, magari andiamo oltre. Quindi vi chiedo uno sforzo di iniziare gli interventi. Ha chiesto il gruppo Partito Democratico la consigliera Teormino. Prego. Allora, a parte gli auguri di prima, vediamo di festeggiare al meglio questa giornata. No, sono contenta, scusate, non c'entra però che sia anche questa data in cui siano state aperte le buste per la Città della Salute, così un motivo in più, insomma, visto che è anche il Natale di Roma, quindi che sia di buon auspicio. Questa cosa. No, ecco, la cosa che a me sorprende della discussione di questo bilancio, che è sicuramente un bilancio difficile come lo è per la maggioranza dei comuni italiani, quindi non è che ci nascondiamo dietro un dito, e mi piacerebbe tanto andare a vedere anche le condizioni dei comuni simili, ma se uno si guarda intorno non è che vede poi queste condizioni floride, quindi vuol dire che hanno sbagliato tutti. E ci sono delle difficoltà oggettive di cui parlava anche l'assessore nel suo intervento. L'altra cosa che io vorrei ricordare però è che il comune non è un'azienda che produce qualcosa, cioè che ha una produzione industriale o commerciale, è un'azienda di, passatemi il termine, anche sbagliato però, che dà servizi. Quindi è chiaro che i soldi devono venire da chi poi di questi servizi, insomma, usufruisce. Quindi non è una cosa così strana, perché da alcuni discorsi che si ascoltano sembra che il comune produce pneumatici e quindi fa un altro mestiere, deve alla fine avere un utile. Non è questo l'obiettivo del comune, ma è quello di pensare al benessere dei suoi cittadini e di dare il servizio il più possibile, servizi il più possibile soddisfacenti. Poi che tutti lo siano, questo è un altro paio di maniche. Certo che ci sono molti ambiti in cui il comune deve migliorare, questo mi sembra che sia anche sciocco, affermare il contrario. Io ho provato un po' a riflettere su quelle che sono le novità, no, di questo bilancio. E mi sembra che quella che a mio avviso è più importante è che si tratta di una sistemazione, se vogliamo, delle spese a livello strutturale. Negli anni precedenti si tendeva quasi sempre a fare dei tagli che erano orizzontali, quindi alla fine si tagliava tutto, non si tagliava niente, e spesso si rischiava, insomma, di non modificare in maniera intelligente, a mio avviso, la spesa, anche quella corrente. Invece in questa occasione, seppur con difficoltà, perché poi io mi rendo conto che è molto facile sollevare critiche, no? Mi piacerebbe tanto che poi dall'opposizione arrivassero delle proposte concrete, perché dire questo è tanto, questo è poco,
possiamo affermare cioè tutto il contrario di tutto, ma poi alla fine non cambierà mai niente. Invece mi sembra che la strada intrapresa con fatica e anche con coraggio, secondo me, perché poi è facile usare le parole, entrare poi nella sostanza dei fatti, è molto più difficile, no? Ci siano delle modifiche, dei cambiamenti che rimarranno negli anni e soprattutto faranno vedere i benefici, forse non nel 2015, ma sicuramente negli anni futuri. E mi sembra anche una manovra intelligente che non guarda tanto ai risultati immediati, no? Sarebbe anche più semplice anche da un punto di vista di consenso. Invece questa giunta ha avuto il coraggio di fare delle scelte sul lungo periodo che magari non sono così finalizzate al consenso, ma che hanno un altro tipo di obiettivo, che è quello di sistemare, dare una struttura più solida al bilancio di questo comune. Dicevo, no ai tagli orizzontali ed era sicuramente la strada più facile, la strada anche che secondo me riguarda meno la politica, perché probabilmente fare politica vuol dire poi saper prendere delle decisioni. Tagli orizzontali sono esattamente l'antitesi del fatto di poter e saper e voler prendere delle decisioni. Ci sono state poi delle scelte precise, per esempio la scelta fatta sulle scuole, mi sembra che sia più precisa di così, insomma non si può. Così anche come la scelta fatta a favore del sociale ed in particolare per i disabili, mi sembra un altro capitolo importante. L'altro riguarda il personale, volevo ricordare che certo che ci sono i pensionamenti, certo che c'è il blocco delle assunzioni, è anche vero però che il piano e la nuova organizzazione del personale, di cui secondo me vedremo i frutti in futuro, prevede anche una diminuzione delle figure cosiddette di posizione organizzativa e delle alte professionalità, anche qui una diminuzione significativa che rimarrà nel tempo, così pure anche una diminuzione del numero dei dirigenti, che è un altro elemento strutturale, quindi non sono semplicemente le persone che vanno in pensione. Tra l'altro il blocco delle assunzioni è una cosa che da una parte certo fa bene alle casse, però capite bene che vuol dire in un altro linguaggio posti di lavoro che vengono meno, quindi io non sarei così felice, però è una cosa che non dipende neppure da noi. Così pure come il risparmio energetico, l'altra direzione in cui questo comune, anche in questo caso faticosamente, sta andando, mi sembra un'altra soluzione utile soprattutto alle casse del bilancio, perché gli immobili del comune sono molti, chiaramente le spese di carattere energetico altrettanto, e intraprendere questa strada mi sembra quanto di più significativo. Così pure i due bandi, sia quello della mensa sia anche quello dell'igiene urbana, cerca di salvaguardare da una parte la qualità, perché poi risparmiare per noi non significa dare un servizio pessimo a tutti i costi, insomma, no? Quindi lo sforzo è quello di dare comunque un servizio di qualità, cercando di mantenere, di contenere il più possibile i costi. L'altro capitolo che mi sembra importante riguarda la morosità, una morosità che si andrà a colpire, parliamo ovviamente della morosità colpevole, e mi sembra anche questo un capitolo che rimarrà strutturale all'interno del bilancio, che dà un segno e se volete anche una strategia educativa per la città e che consentirà, io mi auguro, a coloro che pagano troppo oggi forse di pagare un po' di meno, perché pagheranno tutti. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino, ha chiesto la parola consigliere Bernardi, ne ha facoltà, prego. Buonasera a tutti. Io credo che definire, come è stato fatto prima dalla consigliera Landucci, questo bilancio come un bilancio di ulteriore galleggiamento non sia non solo vero, ma non faccia una buona causa a chi deve dall'opposizione criticare le scelte dell'amministrazione, perché se è vero che come dire, bisogna saper fare bene il proprio lavoro da parte di un'amministrazione, come è stato detto, saper fare bene il buon padre di famiglia, bisogna anche saper fare bene le critiche. Allora io credo che continuare a dire che questo bilancio è un bilancio uguale agli altri, dove non si fa nulla di diverso dagli scorsi anni, però nello stesso tempo dire che
ci sono tutta una serie di scelte che era anni che l'opposizione diceva che bisognava fare, è una contraddizione in termini. Soprattutto per il fatto che ci sono alcune scelte strutturali di cambiamento che sicuramente nell'immediato non daranno tutta una serie di benefici, ma che invece bisogna vederli, come è giusto vederli, spalmati nei prossimi anni. Uno su tutti è la riorganizzazione della macchina comunale. Allora, francamente è il secondo consiglio comunale che sento dire che ci sono dei bravissimi professionisti, il dottor Tranchida su tutti, che adesso sono arrivati e mettono le cose a posto. Allora, è vero che oggi come oggi a tutti i livelli l'autonomia della politica è poca cosa rispetto al passato, ma il dottor Tranchida, come gli altri professionisti, non sono arrivati da Marte. Questa cosa si poteva anche non fare. La riorganizzazione della macchina comunale non è soltanto una scelta fatta per risparmiare, è una scelta per rendere più efficace, più efficiente il servizio che questa amministrazione, che questo Consiglio Comunale può dare alla cittadinanza. Ed è una scelta fatta dalla politica. Questi professionisti rispondono a delle scelte strategiche della politica, mettetevelo bene in mente. Allora, questa cosa è inutile continuare a dirla come se, indipendentemente dalle scelte della politica, ci siano dei professionisti che agiscono per i fatti loro. È evidente che sono state fatte delle scelte perché la situazione non reggeva più, ma questo è un merito che va dato alla politica e a chi amministra. Capire quando oramai il peso di alcune scelte, certo non fatte negli anni scorsi, pesa in maniera sostanziale. Allora, e sostanzialmente si cercano delle scelte strutturali. La riorganizzazione della macchina comunale, le scelte sul verde urbano, anche qui, la città è sporca, la città è degradata. Allora, la città è sporca, la città non è trattata bene, è una condizione oggettiva, ma anche qui sono state messe in campo alcune soluzioni, e uso questo termine non a caso, che nei prossimi anni daranno i loro frutti. Anche qui la politica sta assolvendo a un suo compito. Perché è molto bello criticare, però, come diceva un vecchio adagio, se non si porta una soluzione si è parte del problema. E si è parte del galleggiamento, consigliera Landucci. Se non si porta una soluzione si è parte di questo galleggiamento che tanto si critica. Allora, cosa buona sarebbe vedere nella cornice delle scelte della politica, quali sono le soluzioni strutturali che questa amministrazione sta mettendo in campo. Potevamo anche non recepire ciò che la Regione ha messo in campo rispetto agli sgravi fiscali per le imprese che arrivano a Sesto. Siamo stati il primo comune a farlo. E ben venga che tutto il Consiglio Comunale ha votato questa scelta, ben venga che anche qui la politica si è assunta le proprie responsabilità. Quindi, per concludere, nulla certo di eclatante e di mirabolante, ma soluzioni strutturali e soluzioni pensate per durare negli anni, altro che non pensare ai nostri figli, altro che non pensare al futuro. Se oggi questa amministrazione sta facendo qualcosa è proprio quello di pensare al futuro. Tutto è, migliorabile, però non è, per usare un termine probabilmente anche caro dialettale alla consigliera Landucci, non è tutto sbagliato, non è tutto da rifare. Grazie. Grazie al consigliere Bernardi. Ha chiesto la parola il consigliere La Miranda, prego. Grazie Presidente, 2 minuti proprio, non era mia intenzione intervenire, avendo concordato col consigliere Di Stefano che lasciavo a lui in
integralmente spazio e poi eventualmente facevo due battute in sede di chiusura con la dichiarazione di voto, però evidentemente i novelli dell'Aula me li tirano e quindi devo ricordare a qualcuno e fare mente locale ai medesimi di quello che accadde in quest'Aula. Bibbona non è una scoperta. Bibbona credo che sia almeno 8 anni che la consigliera Landucci e soprattutto un altro consigliere che credo voi tutti abbiate imparato ad apprezzare per le qualità che sta rendendo al servizio della città, e mi riferisco al dottor Nicosia, avevano evidenziato già nei bilanci le criticità nella spesa del personale, le criticità nella struttura delle proprietà immobiliari, tant'è vero che spesso si disputava con l'assessore di leva sulla mancata inventario dei beni immobili al fine di un cessimento corretto per poi fare le alienazioni strutturali. La stessa cosa era sulle proposte alternative di finanza. Non era mai intervenuta da questa parte una critica tout court senza dare mai suggerimenti. I suggerimenti sono stati regolarmente dati. Certo che se uno ci chiede nella voce di bilancio, abbiamo, parlando del vecchio testo unico perché ormai non corrisponde più con quello armonizzato, abbiamo un titolo con una voce di copertura, devo dire che noi all'inizio ci provammo una volta a fare un emendamento correttivo in questo senso, poi impietosamente la dottoressa Orsetti ce lo bocciò perché ovviamente la finanza pubblica non è il nostro mestiere e quindi da questo punto di vista non è facile emendare un bilancio da questo punto di vista, però le idee, quelle sì, quelle sono gratis, gratuite nell'interesse collettivo e ne abbiamo sempre fornite tutti gli anni ciclicamente. E quindi sono un po' stanco, devo dire, di sentirmi dire sempre questa cosa. Altro tema, le coperture degli asili nido. Lo vedremo nel consuntivo. È una criticità che almeno 10 anni, c'era ancora il sindaco che era assessore, e già facevamo alla partita, e già facevamo polemiche su questa specifica voce. E regolarmente vi invitavamo a porre rimedio, perché ammonivamo che per scassinarla negli anni avrebbe comportato necessariamente la soppressione del servizio per insostenibilità del costo economico. Ci stiamo arrivando. Certo, oggi dice facciamo fatica, come ha detto la consigliera Landucci nella relazione, facciamo fatica a vendere gli immobili. Certo, il mercato è quello che è in questo momento. Ma se avessimo incominciato a fare l'operazione 8, 9, 10 anni fa, quando qualcuno, onestamente, dall'opposizione invitava a fare le dismissioni, a uscire un po' dal moloch culturale di una certa sinistra che è la mare magnum della proprietà pubblica, e pensare invece a puntare sui servizi essenziali alla collettività, probabilmente oggi troveremo con un minor patrimonio immobiliare che grava sui costi di gestione, con maggior introiti ricevuti a livello di casse comunali, quindi con la possibilità di aver poi fatto materialmente quegli investimenti che oggi siamo carenti, cioè in che cosa? In quello che era rimasto a noi, che sarebbe rimasto e che ci rimarrà, le scuole e altre strutture sportive, se verrà mantenuto questa impianti, diciamo questa metodologia di mantenere gli impianti come impianti comunali senza provvedere un'eventuale loro alienazione e via dicendo. Ecco, questo credo sia il compito di controllo e di proposta di un consigliere di opposizione, non è che deve venire a fare i conti alla mano, anche perché, ribadiamo, non abbiamo dietro degli uffici finanziari che ci possono sostenere in questo, quindi sono solo ragionamenti di buon senso. Poi ovviamente chi ha il compito di governare ha la bontà di recepire se il consiglio, se il suggerimento, se lo stimolo che viene dato da qualche consigliere dell'opposizione sia un suggerimento intelligente o sia un suggerimento idiota, perché spesso quando noi siamo qua non è detto che tutti i suggerimenti siano intelligenti, talvolta possono esserci anche dei suggerimenti non consoni, ma se devo dire anche contropartita, spesso stanno da questo lato di idiozie, ne ho sentite anche dalla maggioranza. Quindi da questo punto di vista la capacità qual è di quando uno è chiamato ad amministrare, che dico sempre, è amministrare nell'interesse collettivo, quindi recepire tutti quei suggerimenti, fare tutte le riflessioni necessarie al miglior contenimento della spesa pubblica e a rendere i servizi che si intendono effettivamente garantire al massimo livello. Questo è il vero obiettivo di chi sa ben amministrare. Tutto il resto è solo propaganda. Grazie, scusate.
Grazie, consigliere Miranda. Sono in attesa ancora di prenotazione per intervenire. Lasciamo aperto ancora un minuto. Se questa è la volontà dell'intero Consiglio Comunale, sono costretto. Lasciamo aperto. Ha chiesto la parola ancora il gruppo Partito Democratico, consigliere Torraco. Prego. Buonasera Presidente. L'anno scorso, nella circostanza dello stesso ordine del giorno relativa alla discussione del bilancio preventivo 2014, e più precisamente a settembre, ebbe a dire testuali parole. Con questo Consiglio ci accingiamo a approvare il bilancio di previsione 2014, lo stiamo discutendo solo ora a causa della presenza di numerosi precedenti incognite da parte del Governo centrale. Speriamo nei prossimi anni più velocità e immediatezza nelle direttive da parte dello Stato, perché è volontà soprattutto del Sindaco e della Giunta di questa maggioranza presentarci in Consiglio e pertanto alla cittadinanza molto prima di ora. Bene, nonostante ancora qualche nodo da sciogliere da parte nostra, lo stiamo facendo qui e stiamo mantenendo la parola data. Vengo all'analisi del bilancio preventivo 2015. Nonostante le scelte fatte dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni, indipendentemente dai colori, le scelte e le riforme più significative sono andate verso la direzione dei tagli alla spesa. Ovviamente, aggiungo purtroppo, tagli fatti soprattutto alla spesa dei comuni. In 5 anni agli enti locali nazionali sono stati tagliati 17 miliardi di euro. Voi pensate che nel 2008 solo in questo comune riceveva 22 milioni circa di trasferimenti? Con il passare negli anni, man mano, sono andati sempre più diminuendo, fino a ricevere nel 2014 solo 1 150 mila euro. Voi potete immaginare lo sforzo necessario per andare avanti. Nonostante gli ingenti tagli, noi non aumenteremo la pressione fiscale. La scelta politica più forte di questo bilancio preventivo è non mettere le mani in tasca ai cittadini. IRPEF, IMU, TASI rimarranno invariati, anzi, solo qualche aggiustamento in positivo alla luce dell'esperienza fatta l'anno scorso. Ci troveremo a dare maggiori risparmi per cittadini e associazioni che proporranno di tuteleranno gli spazi valorizzando il territorio, obiettivo partecipazione legge 133/2014, articolo 24. Altre scelte politiche sono la riorganizzazione della macchina comunale, che con il tempo porterà efficienza e risparmio a questa amministrazione. Altro punto di forza è il rinnovamento dei servizi, uno su tutto, quello della mensa scolastica.
Anche qui, grazie all'esperienza fatta l'anno scorso, si potranno fare aggiustamenti volti a migliorare la qualità, riducendo possibilmente la spesa. Altro punto contenuto in questa delibera è l'insediamento di un ufficio recupero credito, che si occuperà di stanare i cosiddetti scaltri, o per meglio dire i cosiddetti furbi, che non pagano le tasse a danno di chi le paga, normalmente nonostante le mille difficoltà dei propri bilanci familiari. Ecco, su questo voglio ribadirlo, sappiamo quanto è difficile e non intendiamo andare su quelle persone che non possono pagarle, noi intendiamo stanare quelli che possono pagarle. È vero, questa scelta si poteva fare prima e non è stata fatta. Pazienza. Io che non sono abituato a fare polemiche, e chi mi conosce lo sa, a me piace vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e dico, meglio tardi che mai, le polemiche non servono a nulla. In questo bilancio si riscontra un aumento di spesa per la disabilità. Questo non ci può che far piacere. Ci sono politiche per il rilancio della città tramite il rilancio delle imprese, come la delibera votata il 13 aprile scorso, denominata Vada Sesto, che, come già detto, si prefigge di rispondere alle grandi problematiche quale la disoccupazione in cambio di sgravi fiscali. Tali oneri non peseranno sui contribuenti, ma inseriti comunque a bilancio. Attraverso anche il cambio delle regole, adesso più flessibile e, io aggiungo, più sensate che nel passato, regole che ostacolavano il percorso di sviluppo delle imprese, mantenendo ingessato, legando a cavilli, lacci e lacciuoli, colori compresi, perché anche i colori erano un problema, abbiamo risolto anche questo. Le imprese legate al mondo del commercio, comparto molto importante nelle imprese della città, è quello che subisce più danni in questa città, ma stiamo risolvendo anche questo punto attraverso il cambio delle regole. Infine, altro punto forte di questo bilancio preventivo degli investimenti è lanciare le basi per un forte investimento nella ristrutturazione, soprattutto nella sicurezza delle scuole pubbliche. Approvando questo bilancio preventivo 2015, le scelte politiche di questa amministrazione vanno nella direzione giusta. Ovviamente non basta. L'intento è sempre quello di fare meglio e sono certo che negli anni questa amministrazione lo saprà e potrà fare, e noi lo faremo. Grazie. Grazie al consigliere Torrato. Ho fatto un calcolo sui tempi che ci rimangono a disposizione. Abbiamo ancora 300 minuti, pari a 5 ore. Quindi domani, se non ci sono più interventi, domani abbiamo 5 ore di consiglio comunale. Quindi invito ancora qualche gruppo ad intervenire. Grazie. Se questa è la volontà di tutto il Consiglio, dichiaro chiusa la seduta e ci vediamo domani sera. Buonasera a tutti, a domani.